meetomorrow.it, 9 febbraio 2017. Hello, welcome to the Fashion Design School. La culla del design al Caterina da Siena. Ecco sì, infatti, da questa scuola infatti sono uscite numerose ricamatrici. Embroiders. Sarte. Dressmakers. Figuriniste. Dress designer fashion. Modelliste. Modelle. Cuoche. Cook designer. Magliaie. Knitters. Contabili, insegnanti e ceramiste. Interior production. Operator clothing. Responsible for showroom. Stylist. Facevamo anche azioni di sostegno ai partigiani. Action! Partigiani. Eh sì. Eh già, perché il mio Caterina da Siena allora faceva anche questo. Azioni coraggiose di sostegno ai partigiani. E voi? Miei modelers, knitters e ceramichiste. Il coraggio, voi il coraggio. Ce l'avete? Vi manca o non vi manca il coraggio? Vorrei avere il coraggio di girare il mondo a piedi, ma la verifica di matematica me lo impedisce. Ma di che coraggio stai parlando? Non farmi ridere! Forza, affilate in classe! Immediatamente! Senti quanto rumore! E i pomodori si mangiano solo ad agosto! E i meloni! E le angurie! E le asparagi dove li mettiamo? I giovani di oggi! I capelli non erano mica di tutti questi colori! E tutto questo inchiostro sotto pelle! E tutta sta pelle scoperta! Ma non c'è più religione! Ai miei tempi mica c'erano le moschee! E tutti sti gay e ste lesbiche! Ma la natura dov'è? Drogati! Tutti al cellulare! E posta la pizza, e posta la pasta! E noi riso e patate di andare! La gente non mangia più come una volta, tutti sti vegani! E se diete del digiuno! Ai miei tempi il digiuno si faceva sempre! Ma andate a zappare la terra! Altro che disoccupazione! Alla mia età io già lavoravo! Io a 15 anni non andavo mica a ballare, avevo 5 figli a quest'età! Vedere la televisione era un cinema! Mica mangiavamo sushi e kebab noi! Tutte queste generazioni sprecate! Raga, sei figlio? Oh, sì! Gli altri sono troppi per me. Ho un cuore remita. Sono impastata di silenzio e di vento. Sono antica. E mi pento ogni volta che vado lontano dal mio stare lento, nelle velocità della sera, nelle auto schizzate di pianto, con il loro buio abitacolo. E se sfreccio a volte sulla modesta moto è per cantare a gola stesa all'ultimo del paradiso, fare il mio guizzo pericoloso con tutto quel vento nel petto, seminare parole beate nel panorama nervoso. Tutti fuori, hanno bombato con la spalla di guarda! Corri! Corri! Ma non voglio di tutti me la scompare! Corri!
quello che penso. Io il coraggio ce l'ho, quando credo in quello che faccio. Ho il coraggio quando devo dimostrare a qualcuno ciò che penso. Ho il coraggio quando devo piangere a migliaia di persone e ci riesco. Ho il coraggio quando mi lascio scivolare via tutto e sono me stessa. Ho il coraggio di dire a mio padre chi sono davvero. Ho il coraggio di buttarmi nella mischia. Anche se non conosco quasi nessuno. Quando tutto quello che c'è intorno non c'entra più con quello che sei, puoi sempre lasciarti scivolare via tutto e pensare solo al necessario te stesso. Io a volte ce l'ho questa forza. La forza di essere sola. Ecco. Forse così, in un'altra chiave, con un altro tempo, sta dicendo una cosa vera. La forza di essere sola. Adesso seguitemi, andiamo insieme nei sotterranei, proprio al cuore di questa storia. Dove la forza di un singolo ha avuto la forza di diventare il coraggio di molti. La grande storia diventa così la storia di tanti uomini comuni e di tante donne. È una storia di educazione alla libertà. È la storia della resistenza. Le donne furono le vere volontarie della lotta di liberazione, perché proprio in quanto donne non erano costrette a scegliere. Avrebbero potuto rimanere nelle proprie case, fedeli al loro ruolo tradizionale. Invece molte decisero di combattere contro il fascismo, alcune con le armi, molte altre senza. Le chiamarono, con un termine un po' riduttivo, staffette partigiane. Questa appunto è la nostra storia. La storia delle donne coraggiose di Caterina da Siena. Donne che scelsero da che parte stare. Le insegnanti e la preside che qui costituirono un gruppo di difesa della donna ed entrarono nella resistenza. Ma voi il coraggio ce l'avete? Perché noi oggi sì. But we have